culturale, sociale, ha bisogno di un cammino di preparazione che coinvolga la comunità ecclesiale, ma anche quella civile, tutte le persone di buona volontà, perché il tema del perdono ha una dimensione antropologica universale e tutti siamo chiamati a vivere il perdono come un momento fondamentale perché le relazioni interpersonali e comunitarie siano libere, non subiscano ostruzioni da questa sorta di frane emotive che possono essere cariche di atteggiamenti negativi, no? Citavo prima le incomprensioni, i rancori. Ecco. Il convegno ha il compito di centrare sempre meglio la fisionomia storica e anche la valenza culturale della perdonanza come evento, lo ripeto, che ha questa sua identità fondamentale, no? Quindi anche questa sua missione a livello ecclesiale, ma anche a livello sociale, in senso più ampio possibile. Io sono contento che sia stato organizzato anche con un'attenzione a garantire competenze di tipo storico, di tipo teologico, di tipo anche biblico, pastorale, perché sempre di più e sempre meglio noi siamo aiutati a entrare dentro questo straordinario dono che ci è stato fatto e di cui dobbiamo appropriarci proprio per poter essere poi a nostra volta portatori, no, del messaggio agli altri. Ecco, al centro del... Senza dubbio, perché se manca la misericordia, che anzitutto è ricevuta, che è vissuta e donata, la speranza si spegne. Tutte le persone incapaci di uscire da circuiti egocentrici rischiano di morire di asfissia spirituale, perché se l'ossigeno dell'anima è l'amore, l'amore accolto, ma anche l'amore messo in circuito verso gli altri, è chiaro che un amore che si indebolisce significa anche una vitalità interiore che subisce dei danni, no, gravi. Allora, speranza e misericordia sono polarità sempre connesse, sono sorelle che camminano sullo stesso percorso di pace e di unità.